Da anni la sanità italiana è malata, per usare un gioco di parole. Nonostante la Costituzione, all'articolo 32, garantisca come la salute sia un diritto fondamentale dell'individuo e un interesse per la collettività, ecco, nonostante questo, da anni la situazione diciamo grave, e direi che sta peggiorando stante i numeri che vengono forniti, diciamo così, da soggetti terzi e che vedono la spaventosa cifra di 4 milioni e mezzo di italiani che rinunciano a curarsi, vuoi perché ci sono dei tempi di attesa troppo elevati, vuoi perché ci sono dei costi elevati. E a fronte di questi 4 milioni e mezzo che rinunciano, c'è dall'altra parte chi deve curarsi, si rivolge alla sanità privata e spende decine di miliardi all'anno, o meglio, gli italiani presi complessivamente in un anno devono tirar fuori di tasca loro decine di miliardi che non dovrebbero tirar fuori, nel senso che dovrebbe essere la sanità pubblica a erogare questi servizi. Ora è chiarissimo che la politica deve lavorare su questo. Tutti i partiti dicono che la sanità è essenziale e importantissima. Naturalmente lo diciamo anche noi, Movimento 5 Stelle, ma la situazione è questa. Per cui dopo mesi di titubanza, un paio di settimane fa vi ho fatto un breve post, puro testo, solo testo, in cui vi facevo presente come ci siano, per quanto riguarda gli eventi catastrofici, quindi alluvioni, terremoti, ci siano delle alternative alle classiche assicurazioni e queste alternative ci sono anche per quanto riguarda la sanità. E queste alternative si chiamano appunto mutue, si chiama la mutua. La vecchia, sì, direi cara e gloriosa mutua, che chi è in là con gli anni si ricorda, o perlomeno ricorda i propri genitori, i propri nonni, averne sentito parlare, perché appunto prima che arrivasse l'INPS, prima che arrivasse, scusate, la sanità pubblica, il cittadino italiano era assistito tramite appunto la mutua. Ecco, la mutua statale è stata sostituita dal Servizio Sanitario Nazionale, ma esistono tutta una serie di mutue integrative che sono sì private, ma attenzione, la differenza sostanziale è che sono soggetti non a scopo di lucro, sono soggetti non a scopo di lucro. Questo è un articolo che, diciamo, descrive un po' la situazione. Questo è un dato 2017, quindi nel 2017 gli italiani spesero 40 miliardi oltre a quello che sono le spese sanitarie, diciamo, di ticket pubblici. Però appunto la caratteristica principale di queste società di mutuo soccorso consiste nel fatto che sono organizzazioni non profit, cioè che non mirano al guadagno. E questa è chiaramente una differenza totale, sostanziale. Ve la spiego subito con un esempio concretissimo. Se voi volete appunto assicurarvi con le assicurazioni classiche, che per carità sono legittimissime, legali, contro le quali non ho nulla di principio contrario, devono comportarsi bene, per cui è lì che si apre tutta una serie di discorsi che ho fatto in passato, ma non voglio entrarci adesso. Quello che voglio dire è questo: che se voi provate ad assicurarvi con un'assicurazione, diciamo così, privata, profit, vi fa l'esame. E quanto più siete vecchi,
tanto peggio è per voi, perché siete più a rischio per loro, voi rappresentate un rischio. Quanto più siete già di così normalmente malati o, diciamo così, propensi alle malattie, tanto peggio. Quindi vi chiedono non solo la vostra salute, ma vi chiedono anche dei familiari per capire se avete appunto un profilo di rischio con determinate patologie. Perché, ribadiamo, loro sono soggetti che vogliono guadagnare e quindi cercheranno di assicurare soggetti il più possibile sani che si ammalino il meno possibile. Ecco, il fatto di essere no profit per queste, quindi non, che non mirano al profitto per queste mutue, significa che siete accettati anche se siete vecchi e anche se siete già propensi o malati per un vostro stato di salute appunto congenito di questa tipologia. Sono naturalmente previste dalla legge, si chiamano società di mutuo soccorso, sono riunite in una federazione nazionale che è la FIMI, Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria, e la caratteristica principale è appunto questa, che non sono a scopo di profitto, per cui non c'è uno scambio contrattuale, io acquisto qualche cosa, ma io divento parte di un qualche cosa. Io metto del denaro in una cassa comune che servirà appunto per aiutare chi dovesse incorrere in problemi, in questo caso sanitari. Ribadisco, esistono anche per la parte terremoti, inondazioni. Ce ne sono più di una in Italia, quindi io non voglio fare nomi. Io no. Faccio questa cosa per cercare di darvi un consiglio, o meglio, un'informazione. Non vi do nessun consiglio. Io vi informo, per chi non lo sapesse, e per esperienza so che tanti non sanno, che esiste questa alternativa che si chiama appunto mutua, le società di mutuo soccorso. Esistono e come? E funzionano e come? Sono diverse e hanno già parecchie decine di migliaia, anzi, se le sommiamo assieme, abbiamo centinaia di migliaia di associati, centinaia di migliaia di associati, però gli italiani sono 60 milioni, quindi c'è assolutamente spazio. Hanno un modo di funzionare chiaramente che è più democratico rispetto alle società profit, alle società commerciali. Come vedete, appunto, sono 524 mutue. A questo punto mi ero fatto un promemoria, passo al promemoria che c'era un ulteriore qualche altro concetto. Ah, ecco, altra cosa di differenza immediata, secca rispetto alle assicurazioni tradizionali è che queste mutue non esercitano mai il diritto di recesso, cioè vi possono dare un'assistenza per vita intera anche se voi diventate concretamente un problema nel senso che siete malati, malati forte. Mentre un'assicurazione che ha la polizza che scade ogni anno, a un certo punto può recedere e dire no, tu rappresenti un rischio troppo elevato, io non voglio più essere il tuo fornitore. Ciao, tanti saluti e tanti auguri. Questo è quello che può fare legittimamente una società di assicurazione tradizionale, profit, le varie assicurazioni con cui molti di voi avranno il rapporto per esempio per l'automobile, quindi anche in questo caso vi faccio presente che vale anche per la classica assicurazione, l'RC, responsabilità civile, RC Auto, e qui non c'è il recesso, non c'è il recesso, quindi anche se voi diventate problematici, ai voi, la mutua continua a starvi dietro, continua ad assistervi. Così come c'è una grossa libertà di dove curarsi, nel senso che non siete per nulla tenuti ad andare in determinate strutture piuttosto che altre.
potete andare dove preferite, semplicemente vi farete fare fattura e con quella la mutua vi riconoscerà ciò di cui avete diritto, che attenzione, della serie nessun pasto è gratis. Non è detto che la mutua vi rimborsi il 100% di quello che avete speso, non è assolutamente detto. Dipenderà da mutua a mutua e da che tipo di contratto siete andati a stabilire, che forma mutualistica avete scelto. Quindi non è detto che vi dia il 100%, può darvi il 20, 30, 40, 50% di rimborso, che però, insomma, per uno che ha avuto problemi sanitari, può essere decisamente un aiuto. E questo appunto, ribadisco, potete andare a farvi curare dove preferite. Non. Anche qui poi valutate bene mutua per mutua cosa vi offre, ma genericamente vi danno la possibilità, generalmente, scusate, generalmente vi danno la possibilità di andare dappertutto e poi presentate la fattura. Naturalmente la grossa differenza è che avete un servizio decisamente più veloce rispetto a quello che, ahimè, è il servizio pubblico. E ribadisco ancora una volta, noi come 5 Stelle e io personalmente, io voglio un servizio pubblico che funzioni, ma nel frattempo non voglio stare a guardare e basta. Vi dico quello che so, e che quello che so è che con questa tipologia di associazionismo ci si può aiutare l'uno con l'altro, perché appunto la mutua è un'associazione di persone che si mettono assieme, non vogliono fare guadagnare, ma vogliono condividere le spese e i rischi legati al mondo della malattia, della sanità. Tra l'altro, il contributo associativo è pure detraibile dalle imposte e quindi, insomma, è un'altra piccola cosa che aiuta. Quindi questo volevo dirvi in buona sostanza, perché ogni giorno leggo anch'io come voi i giornali, ascolto i telegiornali, naturalmente parlo con i vicini di casa e con chi conosco e so che la situazione sanitaria è veramente grave per molti e molti stanno spendendo tanti tanti soldi e quindi molti già si rivolgono appunto a forme integrative private e quindi con le assicurazioni classiche pagano una polizza annuale e hanno diritto in cambio di questo a determinati servizi. Ecco, io vi do l'informazione che esiste un'alternativa che non è nata per fare profitto, per trattarvi come clienti, ma siete uno del gruppo, siete un membro, diciamo così, di un gruppo di persone che appunto condivide la spesa e i benefici invece di essere protetti, chiamiamoli così, da un gregge buono in cui tutti quanti contribuiscono. Basta, vi ho dato i dati essenziali, trovate appunto il sito della FIMIV online e quindi ognuno di voi potrà eventualmente valutare il fatto di utilizzare anziché un'assicurazione privata profit, una mutua associativa, una società di mutuo soccorso non profit, quindi non a scopo di lucro. E buona salute a tutti.